in un tempo ancora caratterizzato da questo virus fastidioso e pesante per le relazioni sociali e per la salute delle persone che si chiama Covid, ma bisogna guardare al futuro. La UIL è impegnata da tempo e soprattutto con la nuova segreteria che ha visto il 5 luglio alla guida confermato, eletto alla guida della UIL Pierpaolo Bombardieri, in una forte azione di lotta alle disuguaglianze, disuguaglianze che sono dal punto di vista economico, umano, ma anche tra centro e periferia. Oggi ci troviamo in periferia per parlare di quel del tempo che verrà e come affrontarlo al meglio. Abbiamo un parterre d'eccezione. Ho citato Pierpaolo Bombardieri, il segretario generale della UIL, e al suo fianco ci sono i leader della UIL regionale e della UIL provinciale. Parlo di Alberto Civica e di Alberto Paolucci, ma abbiamo anche il mondo della Chiesa, rappresentato da Sua Eccellenza Monsignor Domenico Pompili, il Vescovo di Rieti, e poi le istituzioni. Sono qui presenti e siamo ospiti della provincia di Rieti, con il presidente presente Mariano Calisse, e poi il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Fabio Melilli, che ha un lungo passato di amministratore locale in queste terre. Aspettiamo Claudio Di Bernardino, l'assessore regionale al lavoro e delegato al Sisma per la Regione Lazio, che ci raggiungerà al più presto. Parliamo subito di Rieti, una battuta, basta aprire una guida rossa del Touring Club per capire che questa provincia è rinomata per l'agricoltura, per una qualità dei servizi, ma per una scarsa manifattura che non si impone sul PIL regionale e nazionale. La stessa cosa si può leggere sull'ultima ricerca del Sole 24 Ore. Risalta un'economia importante dal punto di vista agricolo e dei servizi, ma debole dal punto di vista manifatturiero. Vi do soltanto un dato che riguarda la disoccupazione giovanile, purtroppo in linea con i dati della regione, quasi un 30% in provincia di Rieti, mentre tutte le altre province, esclusa Viterbo, gravitano intorno al 29%. La disoccupazione giovanile è un altro terreno da insidiare per riuscire a costruire il futuro. Io darei subito la parola, anche per esigenze di tempo ecclesiastico, a Monsignor Pompili, che fra un po' ci dovrà lasciare. Monsignor Pompili è il fautore anche di un nuovo cammino per questa terra. Dopo il terremoto che ha sconvolto Amatrice, è partito da un punto di vista diverso. Noi conosciamo la Chiesa dal punto di vista delle encicliche che parlano di dottrina sociale. La Chiesa questa volta ha fatto un percorso diverso, ha voluto far incrociare la difficoltà delle persone con un cammino verso il futuro improntato sull'ecologia, sulla terra. Vi segnalo che il Vescovo di Rieti è autore della prefazione di Terra Futura, un dialogo tra Carlo Petrini, il patrono di Slow Food, e del Papa Francesco, Papa Bergoglio. Quindi partire quasi da un ambientalismo, da un'ecologia integrata con il tessuto sociale, un cammino che si è già caratterizzato con l'associazione Laudato Si, ma che punta a una prospettiva diversa, che unisce il mondo cattolico e il mondo laico, su un terreno che è di prospettiva. È un cammino che è cominciato da Rieti e che si propaga sul territorio nazionale. Prego, Monsignor Domenico Pompili. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, chiedo scusa se prendo la parola per 60 secondi perché alle 18 devo stare a Poggio Bustone perché siamo nei pressi della festa di San Francesco. Dico che lo sviluppo è la parola magica di questo incontro, ma va attentamente decifrata se per sviluppo intendiamo semplicemente una questione che attiene al PIL. Noi saremmo spacciati già in partenza. Se lo sviluppo è una categoria più vettori che ha a che fare con l'economia, ma chiama in causa la cultura, la salute, il territorio, noi credo che abbiamo ancora molte frecce nell'arco e credo che l'atteggiamento più sano che dobbiamo mettere in campo in questo tempo di Covid, visto che non siamo ancora fuori da questo cono d'ombra, sia non la rassegnazione o la depressione, giustificata dal fatto che nel nostro territorio siamo reduci da un altro grande evento calamitoso che è il terremoto,
ma dobbiamo fare di necessità virtù e fare di questa tragedia del terremoto, che tale rimane nel cuore delle persone che hanno perso i loro cari, una occasione irripetibile per mettere a sistema il nostro territorio, facendo riferimento alle nostre risorse. Questo è l'invito che io mi sento di fare, sottolineando che non abbiamo solo bisogno di aiuti, ma abbiamo bisogno di valorizzare le nostre risorse, l'acqua, l'aria e la terra. Grazie. Grazie Monsignore. Vi citavo prima i due titolari della UIL regionale e provinciale. Mi riferisco ai due Alberti, Paolucci e Civica. Entrambi si sono impegnati per sostenere questo incontro che si protrae ormai da anni, ha superato il lustro e si impone sempre come un appuntamento di approfondimento che guarda al domani. Paolucci è poi impegnato in forti battaglie che, come ha citato Monsignor Pompili, riguardano l'acqua, i trasporti, la viabilità, la scuola, l'incremento industriale in una provincia che fatica. Civica è impegnato con la UIL a confrontarsi con un problema del lavoro in un Lazio che fatica sempre di più anche dal tempo pre-Covid. Prima il Monsignor Pompili ha citato, non parliamo solo di PIL, ma due rappresentanti del lavoro come Civica e Paolucci vanno citato almeno un paio di dati. In questo periodo post-Covid purtroppo il Lazio corre al ritmo di crescita meno delle regioni del nord colpite dallo stesso virus. Vi faccio un esempio, il tasso di crescita iniziale del 4,1 del Lazio, mentre al nord, nel Veneto, è quasi all'8, in Lombardia quasi al 7, ma c'è di più. Il Lazio già zoppicava prima, perché nel 2019, prima che si diffondesse il virus della pandemia, il PIL registrato in aumento era solo dello 0,2%. Pensate, è un tasso che in quasi dello stesso tempo, se non inferiore a quello del 2008, prima che ci fosse la grande crisi della globalizzazione. Immaginate che fatica che fa una regione come questa, e soprattutto una provincia come questa, a inserirsi quando ha un'industria che fatica, con servizi che vanno in crisi e con un'agricoltura aiutata che comincia ad avere un po' di respiro. Civica, qual è la situazione nel Lazio? La situazione del Lazio, se la prendiamo sotto il profilo dello sviluppo economico, è quella che hai appena detto, quindi no, una regione che subisce molto la variabilità di Roma, perché praticamente il 60% della popolazione, no, è romana e è anche una grande parte della superficie, quindi è chiaro che se Roma non tira, non tira nemmeno la regione, crea una serie di problemi. La vera questione è che in questi ultimi anni la regione Lazio non è esente da questo, non c'è stato nessun ragionamento per cercare di capire come uscire da una crisi che dura da tanti anni, e purtroppo quello che dobbiamo registrare è che le teorie economiche che hanno guidato, no, il processo fino adesso, mi sembra che siano quelle che stanno ripetendosi. Io le traduco così: noi abbiamo passato un ventennio ormai a spiegare che tutto ciò che è pubblico non funziona, che bisognava dare tutto in mano ai privati, che i privati ci avrebbero pensato da soli, nella migliore delle tesi di Adam Smith, e cioè che ci sarebbe stata una mano visibile e che la crescita delle aziende avrebbe contribuito alla crescita del sistema. Con il risultato però che tutto questo non è avvenuto. Noi abbiamo continuato a dare incentivi alle aziende e la crescita del PIL a livello nazionale era comunque molto più simile a quella del Lazio che non a quella della Lombardia e del Veneto. E anche dal punto di vista del consenso, devo dire la sincera verità, no, quello che siamo riusciti a fare è che tutte le teorie di sinistra hanno portato a una a un depauperamento, no? dei partiti di questa,
che si collocavano da questa parte, facendo nascere quella che secondo me è un po' l'antipolitica, cioè i 5 Stelle. Quindi è fallimentare da qualsiasi punto di vista, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista politico. Inoltre c'è stato quello che io individuo come un fallimento sociale, perché a forza di mandare messaggi, no, del tipo, perché poi il linguaggio è importante, bisogna continuare a parlare di sgravi fiscali, utilizzando il termine sgravi, no, già diciamo, si evoca il fatto che pagare le tasse sia un dolore, e quindi, no, nel tentativo di eliminarti questo dolore, che cosa faccio? Cerco di eliminare le tasse, tolgo le tasse, tolgo il sostegno al pubblico e vado, no, nella situazione che c'è stata, pensate alla sanità, no? Con la tesi che i privati sarebbero stati più efficienti, sarebbero stati più bravi, sarebbero stati i migliori. Abbiamo appaltato anche dal punto di vista sociale tutta la sanità di prossimità sostanzialmente ai privati, pensate che nel Lazio il 98%, no, del sistema riabilitativo è in mano ai privati, e questo ha fatto sì che quando poi ci sono state vicende come quella del Covid abbiamo pagato quello che abbiamo pagato in termini di vite umane, in termini di carenza di assistenza e di sostegno alle famiglie e a chi si è ammalato. Questa è, diciamo, la situazione, no, che abbiamo passato. Adesso ci troviamo di fronte al fatto che dovremmo invertire la rotta, cioè dovremmo cercare di capire come, no, rilanciare questa economia. E dobbiamo farlo necessariamente attraverso, no, l'indirizzo del pubblico. Ora, io ho sentito in questi periodi degli articoli di fondo, no, uno mi ha colpito in particolare, di Pane Bianco, scusa, confondevo con Oscar Capobianco, un articolo di Pane Bianco che dice che se il pubblico si interessa, no, di economia, noi diventiamo tutti cubani e cinesi e quindi eliminiamo la libertà. E io credo invece che ci sia un problema di necessario indirizzo, e ce lo dice non lo diciamo soltanto noi, questa è un'affermazione che fa l'Europa. Nel prossimo piano settennale, quello che va dal 2021-2027, no, l'Europa dice molto chiaramente che bisogna indirizzare l'economia e dà anche i filoni sui quali bisogna indirizzarli, per esempio quello dell'ecosostenibilità. E l'ecosostenibilità passa attraverso il fatto che si devono incentivare, per esempio, tutte le aziende che usano energia rinnovabile e disincentivare tutte quelle che invece continuano a consumare energia che viene prodotta dai fossili. Questo è un problema che non è che demonizza il privato, ma dice dov'è che devi investire e su che cosa devi investire. Abbiamo un problema di semplificazione, di burocrazia, perché noi continuiamo, a secondo se si sta, diciamo, in maggioranza o all'opposizione, a sostenere che si devono fare le cose ascoltando il territorio. Io non sono mai riuscito a capire però dove comincia e dove finisce il territorio. Prendo la Orte Civitavecchia, sono 45 anni che si aspetta, basta che uno faccia un ricorso al TAR, perché non ne servono 500.000, ne basta uno, e quella è una operazione che si ferma. Non ho citato la Salaria perché non mi ricordo mai se è quasi un secolo che si aspetta, no, il raddoppio della Salaria della mobilità. Allora, domanda. Noi siamo venuti a Rieti l'altro anno, abbiamo fatto un'assemblea presso Tagheda, nell'area cosiddetta industriale, un'area che è nata quando abbiamo fatto i finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno, l'abbiamo fatta sviluppare, i finanziamenti a un certo punto sono finiti, le infrastrutture non sono state fatte, i privati non investono, perché se poi per portare le merci da Rieti a Roma non ci impiegano un tempo infinito, non diventa concorrenziale. Allora bisogna avere una strategia. Noi abbiamo una carenza infrastrutturale pesante nel Lazio. Io ho sentito Zingaretti più volte, no, che ci diceva del famoso quadrilatero che doveva non essere fatto di strade che avrebbero dovuto collegare Orte Civitavecchia, tutta la parte latina, no, la viabilità che avrebbe dovuto collegare le province. Noi siamo sostanzialmente fermi. Allora, una regione che ha difficoltà di questo tipo e che non ha ancora scelto, per esempio, qual è l'economia delle aree interne, cioè che cosa, qual è la vocazione che vogliamo mettere in campo su aree come queste, è evidente, no, che rischia di non avere, no, la capacità di indirizzare lo sviluppo. E si potrebbero fare da questo punto di vista tantissimi esempi. Noi siamo convinti, no, che dobbiamo riprendere in mano questa situazione, dobbiamo cominciare a fare delle operazioni di semplificazione della burocrazia,
Guardate, qualcuno mi dice che bisognerebbe mettere in campo il modello Genova, no? Che ha ricostruito in un anno il ponte. Guardate che quella è una situazione però irripetibile, perché quello si fondava sul fatto che era un sito che già esisteva, no? Con un progetto che è stato fatto gratuito, con i permessi dati tutti al volo, su un'area che ovviamente, siccome era quella dove c'era già un ponte, non è che aveva bisogno di tanti altri permessi, no? È bastato mettere in campo e farlo. Ma se io devo raddoppiare la salaria e devo pensare che ci sono gli espropri, e su ogni esproprio che faccio nascono 500 ricorsi al TAR, eccetera, poi devo immaginare che devo fare tracciato, io non arriverò mai. Allora dobbiamo trovare un modo per semplificare, no, questo tipo di procedure, renderle più veloci, altrimenti non facciamo. E dopodiché la viabilità significa il raddoppio della salaria, significa, poi lo dirà Alberto, che su questo lì ci ha fatto una battaglia della vita, il problema del ferro, il problema dell'elettrificazione della rete, il problema dei bimodali, insomma, un modo attraverso il quale si colleghi meglio Rieti, no, con Roma e con tutte le altre zone. Questo vale per Rieti, ma vale per Latina, chi fa la Pontinia, no, vive una disgrazia tam quam quelli che fanno la salaria, no, questo vale, diciamo, un po' per tutti i collegamenti della regione. Poi c'è tutto l'altro aspetto, quindi, no, perché anche tutta la questione sociale, no, a partire dalla sanità, ha, diciamo, ha bisogno di uno sviluppo, no? Noi stiamo ipotizzando a distanza, e nel 2016 c'è stato il terremoto, no? E stiamo ancora discutendo, no, di quando partirà il cantiere per l'ospedale da Matrice. Abbiamo il problema dell'ospedale di Rieti, che era rimasto l'unico che in qualche modo serviva la zona, eppure lì stiamo cercando disperatamente di capire quando è che cominciano i lavori per far partire l'ospedale di Rieti. Paradossalmente, no, non è un problema di soldi, perché i finanziamenti sono stati già fatti, no? Quindi già ci sono i soldi, ma non si riesce, no, a mettere sta prima pietra, non si riesce a far partire il processo. Tutto questo, no, attiene allo sviluppo della regione, no? Attiene allo sviluppo economico, attiene allo sviluppo sociale, no, della nostra regione. Allora, credo che sia arrivato il momento di mettersi però tutti intorno a un tavolo, cominciare a ragionare di come il pubblico deve indirizzare. Ripeto, bisogna cominciare ad evitare, perché non ha portato bene a nessuno, continuare a fare finanziamenti a pioggia che servono a accontentare, no, un pochino tutti, no, ma in realtà poi non accontentano nessuno, perché quando si danno, come è successo nella Regione Lazio, 10.000 euro a tutti, se sei piccolo, no, con 10.000 euro non ti risolvono il problema, e se sei grande 10.000 euro ti servono per comprare sigarette, quindi il 50% dei soldi sono buttati. Bisogna cominciare a ragionare di progetti mirati, di un sistema, no, diciamo, che concentri le risorse, che faccia poche iniziative ma le renda fruibili. Chiudo con una sola battuta. Arriveranno, dovrebbero arrivare, perché qui ogni giorno mi pare che c'è qualcuno che si inventa che c'è un problema. No, dovrebbero arrivare 209 miliardi dal New Generation Youth o Recovery Fund, o come lo volete chiamare. Ci sono in ballo 37 miliardi del MES. Ora, se noi prendessimo tutti questi soldi, e speriamo di averli, il debito pubblico di questo Paese salirà al 165%. Se non li utilizziamo, questi soldi, per fare sviluppo, per riuscire a rendere strutturalmente, no, per rendere una crescita strutturale, guardate che ci rimarranno solo i debiti, e stavolta a prova d'appello non ci sarà, no? Quindi rischiamo di diventare la colonia, no, di qualche altro paese europeo, se ci va bene, no, o extraeuropeo, se non ci va tanto bene. Questa è la situazione. Credo che questo è il periodo nel quale bisognerà muoversi di più. È ovvio che il mio compito, no, è quello di confrontarmi con le istituzioni regionali, quindi dovremo capire che cosa succede a livello nazionale per poi, diciamo, adoperarci pure noi, ma credo altrettanto che anche dal livello regionale debbano partire progetti, no, diciamo, di una certa qualità. Quello che registriamo ad oggi, così è una chiosa, diciamo, finale del mio ragionamento, è che per esempio sappiamo che la Raggi, no, sta chiedendo 25 miliardi solo per Roma, e questi 25 miliardi solo per Roma sarebbero composti dal fatto che sono andati a ripulire tutti i cassetti del comune, prende tutti i progetti, hanno messi tutti insieme, non si sa nemmeno se so quelli che ancora esistono oppure no, per chiedere 25 miliardi. Con questo modo di fare, no, non si va in paradiso, no, a beneficio del, no, di, diciamo, dei nostri ospiti. Ecco, questa è la situazione, no, e da qua bisognerà però partire per ragionare.
Alberto Paolucci, Civica, ha citato una frase che è quasi un mantra da un po' di tempo: partire dal territorio, a te quello interessa, stando qui a Rieti, lottando su battaglie come acqua, trasporti, viabilità, incrementi dello sviluppo industriale, le tue battaglie con tante altre che ne hai fatte. Cosa sono gli investimenti di cui ha bisogno questa provincia come tante parti d'Italia? Investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali, senza che i soldi si sprechino. Quindi questa festa serve pure, questo modo di incontrarci, serve pure a sollecitare che una parte di risorse arrivi su questo territorio trascurato, di cui si parla sempre da decenni, con gli stessi problemi, con le stesse tematiche, senza riuscire a trovare, anno dopo anno che facciamo questa festa, un riscontro oggettivo. Alberto, lancia il tuo grido d'allarme. Grazie, ma io innanzitutto volevo ringraziare gli autorevoli ospiti che hanno accettato nuovamente questo invito della sesta edizione di Incontriamoci. È un'iniziativa cominciata così quasi per scherzo, che ogni anno è cresciuta sempre di più, tanto che quest'anno non avevamo fatta come di consueto a settembre. Qualcuno diceva: ma come mai quest'anno no? No, nonostante il Covid noi abbiamo voluto essere qui, l'abbiamo spostata a ottobre perché ieri era in coincidenza la giornata dei diritti degli anziani e quindi abbiamo abbinato le due cose. Da come dicevi, in sei anni di questa ricorrenza, di questo evento, le battaglie della UIL sono state molteplici. È chiaro che non posso non ricordare la madre delle battaglie. La madre delle battaglie, che è quella del riconoscimento e del ristoro dell'ambito con 245 milioni, no? Che per lo sfruttamento delle sorgenti delle cavole e peschiera. Quando io ne parlavo anche al mio interno con la Willy, qualcuno mi diceva: ma è ora di finirla, di parlare di acqua, perché non lo so. Invece, voglio dire, non sono tanti quei soldi, però sono un riconoscimento importante per questo territorio. È chiaro, un'altra nostra delle battaglie, un simbolo, quello dei treni bimodali. Cioè, noi siamo il centro d'Italia, ma continuiamo a essere fuori dal mondo. Cioè, noi che per raggiungere Roma impieghiamo 2 ore e mezzo, 3 ore, cioè quando a 70 km dovremmo starci con 3/4 d'ora, mezz'ora. Quindi il discorso dei treni bimodali, che pare che la Regione, anche se con un po' di ritardo, comunque sembrano imminenti fine estate, cioè percorremmo con la strada ferrata dalla stazione di Rieti, passando per Terni e raggiungendo Roma in 1 ora e 10, 1 ora e 15. Quindi anche questo credo che sia, voglio dire, un altro simbolo della battaglia. E c'è questo che ci è dispiaciuto, che poi anche in solitaria l'abbiamo dovuto fare queste cose. Ma noi siamo stati, come abbiamo fatto il 14 luglio, un accordo in solitaria con l'azienda municipalizzata ASM per un riconoscimento dei diritti che venivano calpestati dai lavoratori, e siamo stati anche capaci di portare un protocollo firmato solo dalla UIL e con la UIL Trasporti. Quindi credo che le nostre battaglie ce le siamo fatte, come abbiamo giustamente rivendicato il licenziamento di qualche giorno fa di un lavoratore che era assunto con le norme del terremoto. No, e quindi in questo momento, dove le norme ci permettono di consolidare e aumentare quelle che sono la nostra occupazione, peraltro noi siamo in un territorio dove c'è il 30% di disoccupazione, cioè perché qui in questo territorio è vero che mancano le infrastrutture, è vero che mancano le cose, però la cosa fondamentale e reale è che siamo arrivati a un punto che manca il lavoro. L'iniziativa fatta dalla triplice sindacale l'ultimo scorso, il 18 di settembre, intitolava pure ripartire dal lavoro, perché quindi per ieri è fondamentale questa iniziativa, che dobbiamo ripartire dal lavoro. Noi diciamo che Rieti praticamente non può, lo sviluppo di Rieti non può più aspettare. Vogliamo partecipare al più grande cambiamento della storia del nostro territorio. Come? Utilizzando quei soldi del Recovery Fund, che praticamente dovrebbero giustamente essere ripartiti nei territori per sistemare quelle cose, perché la salaria,
la Salaria per Roma 70 km un impiego per Roma una vita. La Rieti Torano mancano i 10-11 km che ancora non è ancora ben definita su quale deve essere il percorso. Si sta ultimando anche l'ultimo tratto, ho letto con piacere, dell'area di Terni, che verrà consegnato entro i primi di Natale, quindi un avvicinamento su questo aspetto noi lo apprendiamo e lo vediamo, come c'è lo svincolo di Miciliano, che ancora, voglio dire, si sta lavorando, è ripresa, però è chiaro che rimangono queste le infrastrutture un punto nodale e fondamentale su questo aspetto, perché dopo il terremoto noi soffriamo e subiamo purtroppo che siamo un territorio, siamo il problema delle aree interne, siamo un territorio di aree di crisi complessa, abbiamo subito il terremoto del 2016 e oggi ci troviamo a combattere con questo nuovo dramma che è la pandemia. Allora si diceva all'indomani del terremoto che si doveva cogliere l'opportunità per far rinascere Rieti, ma tutto questo ancora ad oggi no, stenta a decollare, stenta a partire. È chiaro che la ricostruzione di accumuli, cioè, è stata in questo momento andato una sterzata un po' diversa, però noi vogliamo vedere definita questa cosa. Come Amatrice abbiamo colto con piacere che sia iniziato la costruzione del nuovo ospedale, anche se noi come UIL lo abbiamo detto e lo ribadisco in questa sede, non eravamo d'accordo sul luogo dove è stato ricostruito. Per noi era più opportuno farlo sull'asse della Salaria per Ascoli, perché sicuramente avrebbe avuto un'attrattiva diversa di utenza. Però se la scelta poi è stata questa, chiaro, noi ne prendiamo atto, però non possiamo non rimarcare il fatto che l'8 di ottobre è un anno dove è stata decisa che l'ospedale di Rieti si rifarà nuovo, perché in un primo momento erano stati stanziati 76 milioni per l'adeguamento del vecchio. Noi abbiamo detto che era impossibile spendere tutti questi soldi per un adeguamento di un ospedale che aveva 60 anni di vita, conveniva più rifarlo nuovo che praticamente adeguarlo. Perché noi siamo e purtroppo rimaniamo un territorio altamente sismico. Quindi bene la scelta di ricostruire l'ospedale nuovo, però qui la politica a un certo punto si confronta se il discorso dell'inizio della costruzione avverrà in tempi certi, in tempi brevi, perché qui poi alla fine si misura quello che è l'esito e le risposte delle istituzioni, della politica. Per quello che riguarda il territorio, ci sembra che pure il territorio dove dovrebbe avvenire e ricostruire il nuovo ospedale sia vicino, adiacente a quello esistente, e quindi praticamente ci dà la possibilità anche dei trasferimenti di essere la vicinanza, di lavorare più in sintonia con quello che è i trasferimenti e la soluzione. Però qui la politica, voglio dire, ci deve dare delle risposte. È un anno, l'8 di ottobre, e di conseguenza noi pensiamo che questa è una cosa che vada fatta, ma vada fatta prima possibile, perché, ripeto, noi siamo un territorio altamente sismico. Ma una cosa che tengo a sottolineare, il nostro territorio che manca, noi da un territorio agricolo siamo passati a un territorio poi prettamente industriale, perché le persone hanno abbandonato quello che è il territorio agricolo, e c'è stato un grande sviluppo negli anni 70-80 dell'industria. Come c'è stata l'evoluzione industriale, c'è stato un benessere economico della società. Quando c'è stata una crisi industriale, si è verificata una crisi economica e sociale, cioè cambia di pari passo. Il professor Derrida, ogni volta che può venire, ce l'ha sempre ripetuto, e ci ha detto praticamente che non c'è sviluppo se non c'è industria. Quindi dobbiamo ripensare a un'industria
che faccia modificare i dati dell'occupazione di questo territorio. Come pensiamo che un territorio come il nostro, che sta in una piana, in una vallata, e c'ha il più bel, la più bella montagna dell'Appennino, che si chiama il Terminillo, non capiamo come non sia ancora arrivato il momento dello sviluppo del TSM2. Cioè, lo sviluppo del Terminillo deve avvenire senza se e senza ma, non si può più aspettare. Cioè, ci invidiano la nostra montagna, che poi è la montagna di Roma, e praticamente noi siamo l'unico centro montano dove non c'è ancora uno sviluppo sciistico. È stato presentato un nuovo progetto chiamato TSM2 e io spero che la politica in questo contesto e in questo nuovo progetto, voglio dire, faccia la sua parte, perché non possiamo più praticamente aspettare quello che è lo sviluppo del nostro territorio. Un'altra cosa che pensiamo che per Rieti sia strategica è la ferrovia diretta Rieti-Roma. Nel frattempo che tamponiamo con i bimodali, però bisogna mettere in atto, in campo, la nuova ferrovia che va da Rieti a Roma diretta. Noi siamo vicini a Roma e lo vogliamo essere ancora di più. Roma è la capitale del mondo, noi siamo lontani dagli aeroporti, noi ci vogliamo essere ancora più vicini. Questo la UIL di Rieti, insieme alla UIL del Lazio, da anni siamo sul fronte per fare queste battaglie e noi ci staremo ancora. Ecco, chiudo dicendo che per tutti questi motivi che io ho elencato, quindi farei anche una proposta. E la farei al presidente della provincia, Mariano Calisse, che gentilmente oggi ci ha ospitato, io lo ringrazio, di aprire un tavolo con tutti i sindaci del territorio per creare quei momenti condivisi di scelte sul futuro del nostro territorio. Cioè ricreare un tavolo con tutti i sindaci, con i parlamentari, per portare un tavolo di laboratorio delle iniziative su questo che sono il nostro territorio. Quindi un tavolo di lavoro con tutti i sindaci, sono tanti nel nostro territorio, caro Pierpaolo, sono 73, però credo che con l'impegno di tutti e con la condivisione di tutti possiamo fare e partecipare a quello che è il più grande cambiamento della storia del territorio reatino. Allora, il sindacato ha elencato le cose dolenti lette da un diario scritto pagina su pagina nel corso degli ultimi tempi. Vengono chiamate in causa le istituzioni, i rappresentanti delle istituzioni sono qui, e viene chiamato prima in causa Mariano Calisse, che è il presidente della provincia, e poi abbiamo anche l'assessore Di Bernardino. Siccome è stato pronunciato il nome del presidente della provincia, lascerei subito a lui la parola, integrando però anche la proposta di Paolucci con un'altra parte importante che è del territorio, di cui non abbiamo parlato fino adesso: gli investimenti nel sapere, nella conoscenza e nell'istruzione. Io ho visto che il presidente della provincia in questi ultimi mesi, proprio per avviare l'istruzione scolastica nei vari plessi, si è profondamente speso e impegnato, raggiungendo anche dei risultati adeguati a quella che era la domanda di istruzione. Ma non basta mandare i bambini a scuola e farceli arrivare, bisogna fare in modo che anche gli investimenti per quello che sono la conoscenza, ma poi in seguito la ricerca, siano adeguati a un paese moderno, riformista ed europeo. Quindi bene la risposta sulla proposta del tavolo, ma soprattutto una sottolineatura sull'impegno a favore del mondo dell'istruzione qui a Rieti e in provincia. Grazie. La mia non è stata una gentile concessione dell'aula consiliare, non solo, anche avete occupato un po' tutta la provincia, non vi siete limitati all'aula, ma va bene. È più un orgoglio poi arrivare in provincia e vederla riempita di bandiere di un sindacato, significa che all'interno della provincia c'è una discussione in atto, e quando si discute delle cose, dei problemi, si prevede sempre quantomeno una soluzione, seppur a parole.
Il tema del convegno è sicuramente interessante e entusiasmante. Ricostruiamo il futuro. Certo, non vorrei che questo tema porti alla drammatica idea che il passato sia stato da buttare. Io ho apprezzato l'analisi fredda e coraggiosa che hai fatto tu, Alberto. La mia generazione in qualche modo vorrebbe buttare un po' il passato nel cestino, un po' per come siamo fatti, perché magari ci conviene addossare un po' le responsabilità della situazione che viviamo oggi a chi ha amministrato in passato. Io non sono così. Io credo che se il futuro diventa un... parlare di futuro in provincia di Rieti diventa un problema, ok, parliamone, l'importante è che siamo consapevoli che ci sarà una soluzione e che dobbiamo trovarla insieme. Al di là dell'aspetto più pratico dei quali sicuramente parleranno i relatori che verranno dopo di me, delle infrastrutture sulla larga scala, sulle quali ovviamente noi non ci siamo mai divisi, abbiamo fatto già dei tavoli proprio nel mio ufficio all'indomani della mia elezione con tutti i rappresentanti istituzionali della provincia, e da quel momento qualche passo in avanti è stato fatto. Io vorrei porre l'attenzione su tre temi fondamentali che poi regolano il nostro futuro. Innanzitutto quello della rappresentanza territoriale. Io pochi giorni fa, a quel referendum che tagliava 300 parlamentari, ho votato in maniera convinta no, perché credo che una conseguenza diretta di quella modifica costituzionale sarà la perdita di rappresentanza all'interno del Parlamento, soprattutto delle aree interne. Spero di no, però è una previsione che dobbiamo mettere sul tavolo. Poi qualcuno mi ha detto che il parlamentare non rappresenta il territorio, rappresenta la nazione. Sì, è vero, ma in un momento di difficoltà come questo, quando saremo chiamati a destinare i fondi del Recovery Fund, New Generation, avere lì delle persone che portano avanti le istanze di un territorio che soffre, delle aree interne che hanno tutto delle problematiche diverse da quelle delle grandi metropoli, sono sicuro che ne risentiremo in negativo. E sicuramente accentrare le decisioni in questo momento non la vedo una buona idea. E a fianco alla rappresentanza territoriale, che poi io amministro una provincia, che la provincia fino a qualche anno fa era vista come un ente da tagliare e il cui taglio dovesse provocare chissà quale risparmio poi da ridestinare nel non so dove sono andati a finire questi soldi che abbiamo risparmiati, perché in effetti un aumento di servizi non c'è stato, ma abbiamo toccato con mano quello che vuol dire togliere i fondi ad una provincia e soprattutto ad una provincia in un'area interna. E proprio in questi giorni, perché poi sono sempre abituato a vedere le cose con positività, abbiamo visto che il legislatore ha fatto un buon marcia indietro, perché fortunatamente ci ha ridotato di qualche fondo da reinvestire poi su strade e scuole. A fianco a quello della rappresentanza però va messa un nuovo tipo di comunicazione, secondo me, da parte soprattutto di noi, della politica, perché non è più tempo di fare tante chiacchiere, perché poi la gente ci crede a quello che noi diciamo, e quando vede che passa il tempo e poi le cose, gli investimenti non si realizzano, ne perdiamo noi, ne perde la dignità della politica stessa. Io penso che ad oggi, fortunatamente, grazie ad un livello di istruzione che è aumentato nella media, nella popolazione, adesso dobbiamo avere noi la consapevolezza di poter parlare e pretendere da parte della gente, dell'interlocutore, che si capiscano anche i problemi della burocrazia legati ai ricorsi, legati a tutta una serie di leggi che magari ti rallentano, e le difficoltà che un uomo, che un politico può avere per portare, può incontrare per portare a termine determinati investimenti.
Quindi la gente vuole sentirsi dire in faccia la realtà, anche brutale che voglia essere. La tua è stata abbastanza brutale, però io l'ho apprezzata. Il terzo punto è quello appunto di avere intorno a noi e di creare una consapevolezza di potercela fare. E quindi io, ripeto, essendo un positivo per natura, vedo il bicchiere mezzo pieno. E dai 2 anni che sono passati, da quando sono stato eletto presidente della provincia, non per merito mio ovviamente, ma per un'efficienza della politica che si sta vedendo sul campo, preferisco guardare una Rieti Terni che si sta realizzando e che entro dicembre verrà terminata. Mi piace pensare che ieri abbiamo firmato una convenzione tra Comune di Rieti, Comune di Città Ducale e Provincia per ripartire con la progettazione della Rieti Torano. Mi piace pensare che da qui a breve verrà nominato un nuovo commissario per i lavori della Salaria. Spero che a questo commissario vengano attribuite risorse adeguate e che abbia poteri veramente straordinari per accelerare questa opera pubblica che la gente di Rieti si aspetta. Devo dire che abbiamo vissuto, si è parlato un po' dei contributi della Cassa del Mezzogiorno, secondo me abbiamo vissuto un po' un'utopia in questo territorio, perché vedere qui insediata una grande industria dove il territorio non solo dal punto di vista logistico ma anche come numeri, come potenza territoriale, numerica, non lo vedo tanto, non ci baserei il futuro dei miei figli. Io devo dire che la Cassa del Mezzogiorno è vero, ha fatto lavorare persone, ha dato benessere, però ci ha distanziato dal bello valore che aveva la natura della provincia di Rieti. E magari si è abbandonata l'agricoltura, adesso si sta riprendendo, si è abbandonato quell'esigenza, quella importanza che ha di puntare la produzione verso prodotti di qualità. Noi abbiamo le eccellenze territoriali, la Tacheda ad esempio, la Seco ad esempio, che producono, fanno dei prodotti nei quali non rientra tanto nel fattore economico della produzione stessa, non rientra tanto il fattore della logistica e della distanza dai grandi centri, ma rientra tanto l'impiego del materiale umano, proprio di manodopera, della quale questa terra è capace di portare, grazie all'istruzione, grazie anche proprio al lavoro, perché noi ce l'abbiamo dentro, siamo gente operosa e quindi riesce a produrre qualcosa di qualità a costi abbastanza bassi, e lì siamo veramente concorrenti. Quindi io vorrei chiudere questo mio breve intervento dicendo che appunto quando parliamo di futuro, e purtroppo lo vediamo come un problema, dobbiamo essere tutti consapevoli che questo problema dobbiamo e possiamo riuscire a superarlo. Grazie. Scusate, ma io insisto ancora con il Presidente Calisse. Mi scusi Presidente, ma una risposta al tavolo che le ha proposto Paolucci, una battuta basterebbe, e una battuta anche sull'istruzione, perché ha fatto un grande lavoro anche lì, almeno. L'istruzione, noi devo dire che questo anno è stato, l'inizio di questo anno è stato abbastanza complicato, perché noi veniamo dobbiamo affrontare 2 problemi enormi, che sono quelli che riguardano soprattutto la dotazione di edifici a norma dove poi dare istruzione ai nostri ragazzi. Noi dobbiamo affrontare il problema dell'efficientamento sismico delle strutture e della ricostruzione in alcuni casi, e il problema legato al Covid. E sicuramente delle risposte le abbiamo date, è una sfida importante che stiamo cercando di portare a casa. Dall'istruzione passa tutto, siamo ancora fermi e stiamo lavorando per poter potenziare l'università a Rieti e poterla programmare laddove l'università possa essere parte integrante di uno sviluppo, e sicuramente ci continueremo a lavorare. Per quanto riguarda la proposta lanciata da Paolucci, non c'è problema, siamo tanti
i sindaci. Esiste già un tavolo di confronto che è quello dell'assemblea dei sindaci, qualsiasi decisione che il presidente della provincia prende va ratificata in assemblea dei sindaci, e per convocarla tante volte a far venire il sindaco di Tarano a Rieti non è molto semplice. Quindi facciamone poche, magari due l'anno, ma che siano veramente operative, non c'è problema, sono a disposizione come sempre, tra l'altro. Grazie. Dopo la provincia, la regione, il monsignor, il vescovo di Rieti se n'è andato dicendo: non parlate di PIL, ma avendo qui l'assessore regionale Di Bernardino, io sul PIL ci devo ritornare. È rimasta alle cronache una sua dichiarazione molto interessante. Qui a Rieti cresce il PIL delle mucche, ma abbiamo problemi infrastrutturali. La raccolta Il Sole 24 Ore, come qualche altro giornale, rappresenta il segno che magari la regione si sta dando da fare nell'agricoltura, ma mancano seri investimenti dal punto di vista delle infrastrutture digitali. Anche lo stesso finanziamento al microcredito fatica a prendere fiato, e si è deciso di aiutare il commercio più che l'industria a volte. E anche si hanno ottimi risultati sul recupero di beni architettonici che erano andati perduti anche dopo il sisma. L'assessore è anche delegato al sisma. Ecco, l'opera della regione in questa area, che veramente ha molte difficoltà, per andare oltre il commercio e oltre l'agricoltura, ma per tentare un respiro che si possa collegare al rilancio nazionale tanto atteso. Allora, innanzitutto grazie, buonasera a tutti e a tutte, un ringraziamento ovviamente alla UIL per aver organizzato un'iniziativa come questa. E faccio due sottolineature in premessa. Una, per dire che anch'io trovo, non sono il solo, lo diceva già Alberto Bolucci, trovo, diciamo, questa intuizione che la UIL ha avuto a livello provinciale di organizzare ogni anno, al di là del giorno e del periodo, un momento di confronto con le diverse istituzioni o comunque con molti interlocutori. E credo che questa sia una modalità importante, perché comunque spinge e costringe tutti a fare un po' i conti e con le dichiarazioni magari che ha fatto l'anno prima o con, diciamo, il percorso che in quest'anno si è fatto. Quindi io sono sempre del parere che è giusto dire, è giusto verificare le cose poi se vanno avanti o se hanno bisogno di essere modificate, rimodulate, magari con umiltà ammettere che si era sbagliati o si erano fatte previsioni non opportune. La seconda sottolineatura, consentitemi di farlo, oltre ovviamente a Civica, a Paolucci e a tutti gli altri interlocutori, che alcuni come Calisto sono intervenuti, altri interverranno come l'onorevole Melilli, consentitemi di rivolgere un saluto e un ringraziamento, diciamo, particolare al segretario generale Bombardieri, perché credo, lo dico, diciamo, con molta franchezza, avendoci lavorato qualche anno su Roma, credo che sia un'importante espressione della cosiddetta scuola romana e laziale del sindacato, come figura di primo piano sullo scenario nazionale. E questo credo che sia anche il frutto di un lavoro compiuto indubbiamente dentro la UIL, dentro la sua attività, ma anche come effettivamente una occasione, una rappresentazione, diciamo, anche più complessiva del mondo del lavoro. Fatte queste due sottolineature, cerco di prendere non molto tempo ovviamente, ma di soffermarmi sulle due o tre questioni che ho capito nelle domande. E penso che noi dobbiamo abituarci tutti, a partire dal sottoscritto ovviamente, a continuare a dire le cose che non vanno, a criticare
diciamo, se ci sono ritardi, perché lo diceva il Presidente della Provincia, e le discussioni, i confronti, le critiche sono giuste, ma dobbiamo anche valorizzare, questo lo dico per la credibilità di ognuno di noi, anche valorizzare le cose che magari pure insieme abbiamo fatto. Io non so, io provo a chiamarla una riapertura del processo e del percorso di reindustrializzazione della nostra città e della nostra provincia, perché per esempio aver offerto, aver lavorato assieme al sindacato ovviamente e assieme anche alle imprese, avere dato la possibilità a 40 lavoratori, che indubbiamente non sono 1000, sono 40, però aver dato la possibilità a 40 lavoratori dell'ex Snyder rimetterli in un percorso produttivo, diciamo di prospettiva, grazie all'intervento della SECO, io credo che sia un'operazione certamente non da fuochi d'artificio, ma importante, che va nella direzione giusta. Avere, per esempio, e non per miracolo, perché i sistemi informativi dell'IBM, noi siamo uno dei 17 centri europei che sono a Rieti, cioè non siamo, come posso dire, uno dei centri, dei 1000 centri nel mondo o in Europa, siamo uno dei 17 centri in Europa dell'IBM, sistemi informativi, un lavoro di qualità, un lavoro dignitoso, un lavoro che ha portato nel nostro comune, nella nostra provincia, molti cittadini, alcuni siciliani, alcuni del nord, che hanno poi chiesto qualche anche abitazione, qualche affitto, che indubbiamente consumano qui la settimana. Sono piccoli segnali, sono 130 lavoratori di quella azienda, e questo è frutto di un cammino che si è fatto, io lo dico come regione ovviamente, che si è fatto insieme alle parti datoriali e alle organizzazioni sindacali. Quindi dico a noi tutti, valorizziamo anche il percorso fatto. Terzo elemento, e quindi per non parlare solo, anche se apro e chiudo parentesi, la vicenda Covid, la cassa integrazione, diciamo, non mi riferisco solo a quella straordinaria, solo alla deroga, mi riferisco anche a quella ordinaria e mi riferisco, diciamo, al cosiddetto fondo di solidarietà, il FIS, ha comportato per oltre 3.000 imprese riadine, 3.400 rotte, chiaramente una battuta di arresto. E quando parliamo di 3.000 imprese, parliamo poi di circa 5.000 lavoratori nel complesso che hanno, chi di questi, diciamo, a zero ore, chi di questi con qualche ora hanno lasciato in termini di retribuzione, di sostegno. La maggior parte dei settori colpiti è per il 60% nel campo, diciamo, dei servizi, quindi del turismo, commercio, un po' meno dell'industria, un po' meno, diciamo, degli altri servizi. Ma chiusa questa parentesi, noi stiamo lavorando, come credo sia noto, anche perché Alberto Civica è, diciamo, un protagonista dei tavoli regionali assieme alle altre organizzazioni sindacali ovviamente. Noi stiamo lavorando, diciamo, perché riteniamo con il governo, con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, perché riteniamo che i parametri che erano stati inseriti nel primo accordo di programma, perché fare un accordo di programma significa, significato portare un po' di investimenti. Sapete che anche così come l'IBM è un finanziamento del governo, ma un finanziamento della regione, un finanziamento dell'impresa. Nel primo accordo di programma c'è stato un finanziamento del governo, della regione e delle imprese. Ora noi stiamo sostenendo la necessità che quei parametri dell'accordo di programma non sono stati raggiunti e stiamo cercando di dimostrare ai ministeri che bisogna raggiungerli e quindi che bisogna rinnovare per Rieti un nuovo accordo di programma. E magari non soltanto più sul settore dell'industria, ma allargato anche al settore del turismo.
indubbiamente la mole dei finanziamenti è certamente diversa. Allora io dico queste cose non per dire alla Regione bravi, no, ma perché credo dobbiamo, come posso dire, ancorare la nostra discussione alla realtà. Secondo tema, il tema della ricostruzione. Proprio adesso io vengo da un'iniziativa, diciamo, a Borbone. Allora, io sono tra quelli che sostiene che noi fino ad un anno fa il lavoro fatto dai sindaci e fatto, diciamo, anche dal presidente della provincia, perché soprattutto noi abbiamo 15 comuni nel cratere, quindi compreso il comune capoluogo, indubbiamente tutti capiamo che c'è una fascia più devastata, lo diceva Alberto Paolucci, un conto è parlare di Amatrice, di Accumoli, Città Reale, Posta, Borbone, Leonessa, un conto è parlare di Antrodogo, di Rieti, ma questi 15 comuni sono nel cratere e capiamo bene che sono una fetta importante dell'area interna, diciamo, del nostro territorio. Io sono tra quelli che sostiene, perché noi fino a poco tempo fa i sindaci e noi regioni, perché sono coinvolte ovviamente anche l'Abruzzo, le Marche e l'Umbria, parlavamo con il commissario e le richieste restavano al commissario. Ora noi abbiamo un commissario con cui parliamo che parla col governo. E quindi c'è un fatto nuovo quando Alberto poneva il fatto dell'accelerazione, è vero, e questo è un punto decisivo, perché il governo ha adottato nell'ultima settimana, negli ultimi mesi, dei provvedimenti importantissimi che riguardano la semplificazione, che riguardano la velocizzazione, che riguardano sul sisma il cosiddetto modello Genova, che non si può chiamare, ha ragione Alberto Civica, il modello Genova, perché un conto è un ponte, un conto è ricostruire, diciamo, territori comuni, ma la filosofia è la stessa e le ordinanze che il commissario ha compiuto per dare attuazione a queste norme sono ordinanze che consentono una ricostruzione accelerata. E io dicevo ai sindaci poco fa, proprio a Borbona, cioè nel senso che lo strumento e gli strumenti che la legislazione ci mette a disposizione vanno usati, perché se da una parte continuiamo a dire modello Genova e poi le norme prevedono di realizzare i piani straordinari della ricostruzione e quindi con corsie preferenziali anche sull'impatto, sulle norme urbanistiche eccetera, e non la usiamo, io credo che saremmo responsabili dei ritardi della ricostruzione, e questo lo dico a tutte le stazioni appaltanti, compreso, è presente, diciamo, il rappresentante della Chiesa, compreso, diciamo, il tema della Curia, perché è una grande stazione appaltante, come le norme dicono. Allora io credo che anche su questo dobbiamo, come posso dire, raccontarci queste cose. Un'ultima battuta sul tema della ricostruzione, che fa il paio con la richiesta che Alberto Paolucci, che non è oggi che la sostiene, l'ha sostenuta assieme ad altri soggetti al tavolo che abbiamo sulla ricostruzione, e Alberto sa che noi abbiamo ragionato di come trasformiamo il patto per lo sviluppo. Noi siamo l'unica regione delle quattro che ha iniziato la ricostruzione post-sisma con un patto con tutte le parti sociali e con tutti i sindaci, sindacati, imprese e sindaci. Ora il sindacato ci ha chiesto, e anche, a dire la verità, qualche associazione datoriale e qualche sindaco, di modificare quel patto per lo sviluppo per farne un piano strategico, quindi avere una visione dello sviluppo dell'area del cratere, ma noi abbiamo aggiunto dell'area del cratere dentro la provincia di Rieti, perché non è che si può immaginare, come posso dire, che da una parte prevede lo sviluppo e dall'altra no. E quindi di definire un piano strategico che definiamo, e entro il mese credo che faremo un primo incontro con le parti, proprio ieri, Alberto Civica lo sa, proprio ieri, dopo la riconferma del Presidente della Camera di Commercio di Roma, Tagliavanti, che è anche Presidente dell'Union Camere, e tra l'altro faccio gli auguri a Alberto Civica perché diciamo, è componente di quella assemblea, di quell'importante Camera di Commercio, abbiamo riconfermato la necessità di mettere insieme
la Camera di Commercio, l'Unione Camere con la Regione Lazio per ridefinire un piano strategico collegato proprio a questi elementi che la domanda a cui faceva riferimento, innovazione e tener conto di quelle che sono anche gli aspetti, definiamoli informatici e di novità. L'ultima battuta, ci tengo qui a farla diciamo in modo aperto e costruttivo. Dopo un lavoro che la Regione ha compiuto con i sindaci e con il Presidente della Provincia sulla vicenda Terminillo, dico compiuto perché effettivamente siamo incontrati, abbiamo cercato di ragionare sugli assi principali, perché poi i progetti li facevano i tecnici, li facevano quelli dei comuni, visti dalla Provincia. Ora noi siamo pronti, diciamo, come Regione per esaminare quei progetti. Il Presidente della Provincia, credo raccogliendo qualche richiesta da parte dei sindaci, ha chiesto qualche tempo in più per definire le proprie osservazioni ai progetti, diciamo, che sono o che debbono essere in approvazione della Regione. Quindi, come io lo dico questo, diciamo, in termini davvero costruttivi, cioè nel senso che tutti quanti noi più acceleriamo e prima poi otteniamo delle risposte, perché quando si dice la burocrazia, delle volte la burocrazia si taglia se c'è una maggiore collaborazione e una velocizzazione nelle risposte che bisogna mettere in campo. Io non so se ho risposto al senso della domanda del nostro moderatore, che ringrazio ovviamente e saluto, ma mi sembrava che intorno a questi punti avesse focalizzato, diciamo, la sua richiesta. È stato chiarissimo, Assessore, si vede espressione della scuola romana del sindacato. L'onorevole Fabio Melilli, Presidente della Commissione Bilancio, ha adottato nell'ultimo mese un modus operandi rispetto ai fondi europei che è di conoscenza, nel senso che ha detto: noi come parlamentari, come Commissione, la cosa migliore che possiamo fare è usare lo strumento delle audizioni per capire dalle varie personalità del mondo del lavoro, dell'industria, delle istituzioni, come questi soldi del Recovery Fund, del SURE e possibilmente quelli che verranno, perché verranno, del MES, possono essere utilizzati al meglio. Ha toccato però un punto scoperto, perché è vero che i parlamentari, la politica, si interroga su come queste risorse possono essere utilizzate al meglio, ma per utilizzarle al meglio il dialogo sociale prevede proprio che ci sia una trilateralità tra imprenditori, lavoro, istituzioni e politica affinché il percorso sia delineato al meglio. Quindi mai come adesso, se durante il periodo del virus c'è stata una concertazione, se possiamo, ma diciamo dialogo con istituzioni e le parti di rilievo, è come se questo spirito si fosse un po' affievolito. Quindi è molto importante sottolineare l'opera della Commissione che ha fatto anche la stessa Commissione Bilancio, ma è necessario che tutte le parti che rappresentano le istituzioni, anche i presidenti di commissioni, sollecitano i gruppi parlamentari che rappresentano le forze di governo a rinvertire quel dialogo sociale coinvolgendo le parti sociali. Si parla tanto di come utilizzarli questi soldi, si dice se spesso li utilizzeremo per investimenti sull'industria 4.0, sugli sgravi fiscali, sulla decontribuzione agli under 35 nei primi 3 anni, si fanno tante idee. L'importante è però che ci sia un indirizzo comune, condiviso e partecipato. Presidente, è una strada che si può imboccare? La ringrazio e permettetemi naturalmente di ringraziare innanzitutto la UIL. Io quest'anno in modo particolare, perché torno in quest'aula, insomma, che un po' di nostalgia della suscita e lo faccio davvero volentieri, perché l'iniziativa della UIL che Alberto Paolo Vucci e Alberto Civica mettono in campo a Rieti ogni anno con grande caparbietà è una delle poche occasioni di confronto che questa provincia ha e naturalmente spero si possano amplificare, rafforzare e dirò poi le ragioni di questa mia convinzione.
Faccio gli auguri a Pierpaolo Bombardieri, non posso non farlo, lo faccio davvero volentieri. Ci siamo conosciuti sul campo, ora non so se non sono un esperto della scuola romana del sindacato, adesso noi abbiamo, per quanto mi riguarda, una scuola romana del partito, quindi insomma sì, ma non sono mai sceso ad analizzare a fondo. Noi abbiamo una scuola romana del partito che non è che si difende abbastanza bene, voglio dire, nel quadro italiano ed europeo, e quindi è il tempo del Lazio, e questo è un dato molto positivo. Tre, quattro cose tenterò di sintetizzare, perché la domanda che mi viene rivolta è una domanda molto complessa. Con la pandemia è cambiato il mondo, e quando esistono questi elementi di frattura dell'andare calmo, diciamo, del rapporto tra politica e società, vince chi sa interpretare meglio il futuro. E io credo che l'elemento più rilevante del cambiamento del mondo sia stato questa improvvisa e inaspettata, che forse solo la pandemia, anzi sicuramente solo la pandemia ha determinato, oltre al lavoro pregevole di cui dirò, di quella che noi abbiamo vista come entità lontana e burocratica, che è l'Europa. Immaginare che qualche anno fa, che ci sarebbe stato un tempo dove l'Europa si sarebbe fatta carico di un debito comune per investire sullo sviluppo, era dire una cosa impossibile, e naturalmente ci sarebbe bisogno di più tempo per analizzarle i motivi. Oggi noi ragioniamo di un investimento che l'Europa fa sullo sviluppo, e poi diremo quali sono le sue caratteristiche, e il debito comune è un elemento dirimente. Noi oggi abbiamo a disposizione 208 miliardi, oltre ad alcuni altri progetti specifici, che sono in parte debito nostro, in parte grant, si dice in inglese, cioè sono contributi a fondo perduto, per usare un linguaggio che siamo abituati ad usare, sui quali il governo, il Parlamento, le forze sociali sono chiamate a non sbagliare. Io lo dico con un po' di franchezza, da quando sono Presidente della Commissione Bilancio devo essere un po' più prudente nel linguaggio e mi abituo a fatica, ma cercherò naturalmente di fare in modo che il mio linguaggio non sia incomprensibile. Mi sono preoccupato un po' quando all'inizio di questo percorso la Presidenza del Consiglio chiede ai ministri progetti, e mi sono preoccupato ancora di più quando abbiamo saputo che i ministri, nel pieno potere discrezionale che naturalmente quella carica comporta, hanno consegnato 600 progetti. Non è questa la strada, e non sarà questa la strada. Il Parlamento martedì, dalle 3 fino a quando si voterà, costruirà risoluzioni di indirizzo al governo. Io ho l'onere e l'onore di, alle 3 di martedì, di portare in aula una relazione che abbiamo fatto, che ho costruito, che abbiamo costruito con la Commissione Bilancio, e questo è il mio unico intervallo da una vita molto romana di questi giorni, e che abbiamo costruito non soltanto col lavoro della Commissione che presiedo, io sono il relatore tra l'altro di questa relazione, ma è il frutto del contributo di tutte le commissioni parlamentari. Ogni commissione ci ha consegnato un testo, è naturalmente molto più approfondito di quello che poteva fare la Commissione Bilancio, perché affronta i temi specifici di settore che le commissioni naturalmente hanno, rispetto ai quali hanno più dimestichezza di me. Questo testo si compone di un, diciamo che è ispirato da alcune linee direttrici. La prima, gli indirizzi del Parlamento. Noi abbiamo ricevuto le linee guida del governo, le abbiamo lette, le abbiamo anche apprezzate e condivise, ma gli indirizzi della politica nazionale, almeno nella mia cultura personale, che probabilmente non va molto di moda, ma alla quale sono abbastanza attaccato, gli indirizzi al governo li dà il Parlamento.
e il Parlamento lo farà con due risoluzioni, con una risoluzione sola, se la maggioranza e l'opposizione saranno d'accordo. La mia relazione è stata sostanzialmente condivisa anche dall'opposizione, è stato un lavoro paziente, e il Parlamento non si limiterà a dare gli indirizzi al Governo, ma credo vorrà svolgere, ma questo è tema d'aula e non del Presidente di Commissione, vorrà svolgere un ruolo determinante nel monitorare periodicamente quello che accadrà, perché questo è un Paese che quando ha affrontato la sfida della spesa dei fondi europei non ha fatto una grande figura in termini di efficienza e rapidità della spesa. Questo tema, che è anche un tema di confronto dialettico col Governo, questo è un tempo dove anche il Covid ci ha abituato a decisioni più governative che parlamentari, insomma, e c'è un dibattito molto rilevante nel Paese ed è giusto che ci sia. Questa indicazione che diamo raccoglie le sei linee guida. Non ci quando leggete quanti soldi arrivano a Roma o quanti soldi potranno arrivare a Rieti, ecco, saltate la pagina, perché non è questo il Recovery Fund, il Next Generation EU, è una cosa diversa. Noi abbiamo un'occasione storica per cambiare il Paese. E questa occasione storica l'Europa ed il Governo ci indicano che va fatto attraverso la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo, va fatto sulla rivoluzione verde e la transizione ecologica, alla quale debbono essere destinati il 37% delle risorse, va fatto nelle infrastrutture per la mobilità, questo Paolucci in maiuscolo, diciamo, e va fatto nell'istruzione, nella formazione, nella ricerca e nella cultura, va fatto nell'equità sociale, nell'equità di genere e nell'equità territoriale, va fatto nella salute. Qui dentro si misurerà la competizione dei territori e faccio per un attimo, e me lo consentirete, l'uomo di territorio, quale penso di essere. Qui dentro misureremo la capacità del nostro territorio e della nostra provincia di essere fruitore dei vantaggi del Next Generation EU. Possiamo lamentarci per una vita del passato, l'ha detto il Presidente della provincia e lo condivido pienamente. Credo che se noi non affrontiamo tutti insieme il tema di come si coglie il futuro, noi, le generazioni future ripeteranno, come abbiamo fatto purtroppo troppo spesso noi, le lamentele, e ci sarà il nipote di Paolucci che lancerà il grido di dolore, come Alberto con grande maestria ha fatto in questi anni. Noi abbiamo la necessità che questo territorio si confronti con il sindacato, con le forze produttive, e definisca quali sono le opportunità e i cambiamenti che noi dobbiamo intercettare. La faccio più semplice. Non tornano le multinazionali a Rieti, per parlare di industria. A Rieti può tornare una nuova industria che ha bisogno di un clima di competitività e direi anche ambientale, che va al di là dei trasporti e della lontananza delle infrastrutture, ma che rende attrattivo questo territorio per le imprese. Si fa con la ricerca. Si fa con la ricerca, non quella pura universitaria, si fa con la ricerca che si occupa di trasferimento tecnologico, si fa facendo tornare a Rieti cervelli che esistono, originari di questa terra ma non solo, che tornano ad occuparsi di ricerca. Io mi sto occupando di questo, non solo io naturalmente, tra un mese, dopo aver perso una battaglia, ma adesso non rimbanghiamo il passato, tra un mese a Rieti nasce un centro nazionale di ricerca e di trasferimento tecnologico sull'economia circolare. A tutto tondo, ci stiamo lavorando con Di Berardino, con Refrigeri, con quelli che possono dare naturalmente in primis la Regione una spinta decisiva con il nuovo commissario del Consorzio Industriale, ci confronteremo naturalmente con il sistema locale, ma c'è bisogno di far arrivare a Rieti qualcuno che costruisce le nuove imprese. Ci sarà un fondo di investimenti, un fondo di venture capital che fa accompagnamento e incubazione di start-up. Dobbiamo essere all'altezza dei territori più competitivi del nostro Paese.
Corriamo un rischio, avete parlato, il sindacato qui è più attrezzato di me, stiamo ragionando di decontribuzione in questo momento, lo Svimez ci ha spiegato che gli investimenti al sud, oltre ad essere pari al 34% come noi vorremmo che fossero, sono investimenti che hanno un valore aggiunto ancora maggiore perché hanno un effetto su tutto il territorio nazionale. Noi rischiamo di essere fragili rispetto ad un'operazione dove il sud sta acquisendo rilevanza, un po' di più di quanto non l'ha acquisita nel passato, e qui dovremmo analizzare quali sono le forze politiche che nel passato hanno destinato attenzioni ad altri territori, come è ovvio e come era naturale per loro. La decontribuzione al 30% del sud rischia nel Lazio di lasciar marginali alcuni territori, perché a fianco a quei territori un po' più a sud c'è una condizione di maggiore competitività, almeno sul versante del costo del lavoro. Questo è un tema che apre una questione che non è semplice, perché noi viviamo, qui si può fare anche il solito discorso antiromano, ma non serve a nulla, noi viviamo una condizione del Lazio di uscita dalla Cassa del Mezzogiorno grazie alla spinta forte della capitale rispetto ai parametri che ne determinavano la sua presenza. C'è bisogno di riflettere, spero di poterlo fare, ma sono sicuro che lo faremo con il sindacato regionale e nazionale, di come si possa aprire un fronte in Europa, perché non è più regionale la questione della divergenza territoriale e della forza dei territori, ma dentro le regioni italiane, e non è questione che riguarda solo il Lazio, ci sono diversi luoghi di diversa forza. E siccome la politica, almeno per come mi hanno insegnato, aiuta i più deboli, noi dobbiamo fare in modo che all'interno delle regioni ci sia una riflessione di come si riequilibra il territorio rispetto alle aree forti e invece alla marginalità delle aree deboli. Questo non riguarda il Lazio, riguarda il Piemonte, riguarda molte altre realtà, e credo che sia un tema che noi qui dobbiamo affrontare insieme ai colleghi di Latina, di Frosinone, alle aree che oggi vivono la crisi in condizioni particolari. Noi siamo area di crisi complessa, lo dice Di Berardino, ha detto, insomma, andiamo anche orgogliosi di qualcosa che abbiamo fatto, che definizione che ci siamo conquistata nel tempo, con anni di lavoro siamo riusciti a inserire Rieti, perché lo era area di crisi complessa. Ora c'è il tema di come cambia il paradigma degli investimenti in questo paese. E qui arrivo al nodo che è infrastrutturale nella sua declinazione più semplice, ma non è solo infrastrutturale. Quest'Italia è stata realizzata con punti di forza nel sistema infrastrutturale, che sono punti di forza che hanno collegato l'Italia da nord a sud, con tutti i limiti delle isole maggiori. Si discute in questi giorni del Ponte di Messina, si torna a discutere, come è ciclica spesso in politica, le riflessioni sulle grandi opere. Noi abbiamo bisogno di collegamenti da mare a mare, abbiamo bisogno che questo paese sviluppi un investimento in infrastrutture che sappia far tornare l'Appennino al centro, perché è il luogo centrale di collegamento dal Mar Tirreno al Mar Adriatico. È tema rilevantissimo, questo tema nel Recovery Fund e nella relazione del Parlamento sarà evidentissimo. E credo che rispetto al tema delle quelle che definiamo le aree interne, credo che siamo arrivati ad un punto dove la questione, guardate ogni tanto le dichiarazioni del ministro Boccia, di altri ministri, del ministro Provenzano, che viene da un'area interna ancora più marginale di quanto possa essere la Sicilia nel suo complesso, questo è un tema dirimente sul quale la Regione Lazio deve svolgere, le province, i comuni, il sistema territoriale devono svolgere un ruolo determinante. Vince chi sa interpretare, come dire, le linee di tendenza e allocare dentro gli assi di sviluppo le proprie proposte. Non arrivano gli americani a Rieti, non arrivano più gli americani come sono arrivati negli anni 60-70. Arriva una realtà, e può arrivare, qualche segnale lo avvertiamo, una realtà imprenditoriale nuova che ridà all'industria un ruolo. In questi giorni, per parlare di cose positive, Claudio ha ricordato l'IBM, alla ex Retail nasce impresa,
e vedremo naturalmente, sarà compito del sindacato di analizzarne le quantità, le dimensioni e le opportunità, probabilmente, ma vado con grande prudenza, alla ex Verbania nasce impresa, e c'è bisogno di ritessere relazioni con un sistema fatto di nuova imprenditorialità che si occupa di questioni che probabilmente non sono la meccanica storica, ma sono nuove frontiere del sistema imprenditoriale italiano. Questo si fa allacciando relazioni, costruendo ipotesi, rendendo competitivo e facile questo territorio. Dentro questa competitività è normale che ci sia il sistema infrastrutturale. Io non dico quasi nulla per aver assunto l'impegno a parlare solo con i fatti. A dicembre inauguriamo la Rete di Terni. Ora la reazione dei social, diciamo, perché questo è il tempo dei social, cioè, beh, era ora, ce l'avete fatto, cioè è troppo tardi. Noi stavamo in una condizione dove il tratto reatino, 4 anni fa, il tratto reatino della Rete di Terni non era nemmeno ipotizzato. Abbiamo lavorato, l'abbiamo finanziato in Parlamento, abbiamo costretto l'ANAS ad accelerare un po'. Quando si è fermato il mondo rispetto ai tratti umbri della Rete di Terni e rispetto a quelli di Soprantrodoco, abbiamo disperatamente cercato di accelerare un po' i tempi. Questo mastodonte italiano, che è la massima espressione della lentezza italiana, che si chiama ANAS, e abbiamo piano piano costruito. Sulla Salaria lavoriamo tutti insieme, l'ha detto il Presidente della Provincia, non c'è bisogno che io lo ripeta, perché comunque questo asse trasversale sia un asse non reatino, ma sia un asse che serve un territorio che supera i confini della provincia. E lì lavoreremo, stiamo lavorando, do per certo, non, ci può anche non credere nessuno, perché questo è un tempo dove non si crede alla politica, ma do per certo il tratto Ponte Buida Galleria di San Giovanni Latino, abbiamo iniziato da Rieti, scelta che non è comprensibile perché la Salaria si affronta dall'altra parte, ma l'abbiamo fatto scientemente perché le aree interne avessero un segnale di maggiore rapidità rispetto alle aree a côté di Roma, come sono quelle dalle quali io provengo. Vedremo di affrontare il tema della ferrovia, non dico niente, non c'è bisogno di dire nulla, c'è bisogno di stare dentro alle questioni che il governo affronterà, e si fa con l'autorevolezza della classe politica, con la sintonia della classe politica con le forze economiche e sociali, e si fa con i gridi di allarme, rilanciando i temi, non mollando mai e facendo in modo che poi i risultati a terra arrivano. Il tema è il tempo, perché nell'elencare le battaglie della UIL che Alberto dice le battaglie che abbiamo vinto, l'unico nodo, che non dipende naturalmente dal sindacato, rispetto alla vittoria delle battaglie, che vinci le vittorie e poi quando vedi l'ultima pietra messa sei diventato anziano, no? Vale per l'ospedale di Rieti, vale, ma quelle sono battaglie vinte da questo territorio. In questo territorio si torna ad investire. Questo è un territorio dove il sistema della ricostruzione ha 260 milioni di euro da investire. Il sistema dell'acqua rappresentato da APS, criticatissimo, per carità, ma comunque una riconversione al sistema industriale di una gestione comunale che era fatta di acquedotti da tappare, investe 60 milioni. Esistono in questa terra le condizioni perché il montante economico delle risorse investite possa consentire a questa terra di crescere in maniera significativa. Ci vuole la pazienza e nessuno ha naturalmente la bacchetta magica. Io credo che questo, per tornare al tema e chiudo naturalmente, sia quello di trovare luoghi di elaborazione e di confronto. Lo dico alle amministrazioni locali, per quanto mi riguarda io sono per definizione a disposizione, al di là dei colori, delle bandiere e delle appartenenze, ho l'impressione che manchino luoghi dove si scende a terra con le soluzioni. Non vi tedio ad esempio con l'università, non vi tedio con alcune cose che credo abbiano bisogno del contributo un po' più largo di quelli che in questi giorni stanno dando un contributo. Per questo noi siamo naturalmente a disposizione e credo, come ha detto Claudio, che l'appuntamento annuale
che la UIL mette in campo debba essere anche l'occasione per verificare, che la politica vive di legittimazione che gli deriva dalla verifica, di verificare i passi in avanti che sono stati compiuti. C'è un tema, e chiudo davvero, che è il rischio vero. In questi giorni sul Recovery Fund state ascoltando, siccome la tempistica è molto veloce, il 70% delle opere deve essere rendicontato nel 2023 e il 30% nel 2026, qualcuno in Parlamento dice ma no, ma facciamo solo i progetti cantierabili. Cioè le aree interne di questo paese sono aree interne perché nessuno ha fatto progetti cantierabili e non è che noi possiamo ripercorrere una strada che ha visto privilegiare la capacità progettuale di regioni italiane che avevano floridità per costruire progetti cantierabili. Noi dobbiamo fare in modo che nel Recovery Fund, ma non solo nel Recovery Fund, perché io non ci credo a quello che dice autorevoli commentatori a partire dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia dice dobbiamo fare investimenti aggiuntivi perché il PIL cresce di più e la crescita è più solida. Non dobbiamo utilizzare nel Recovery Fund risorse che abbiamo già stanziate. Non accadrà così. Noi prenderemo progetti che abbiamo stanziati, l'abbiamo fatto una vita, progetti già finanziati, li sposteremo sul Recovery Fund e li faremo finanziare al Recovery Fund perché sono quelli che hanno più velocità di scendere a terra. A me interessa capire che cosa facciamo con i soldi che avanzano, cioè con quelli che noi liberiamo dal Recovery Fund e possono essere utilizzati per operazioni che hanno una prospettiva un po' più lunga rispetto a quella rapida che il Recovery Fund ci impone. Ma ripeto, su questa partita vince chi sa inserirsi in questo mondo nuovo che è fatto di transizione ecologica, di digitalizzazione e le cose le abbiamo dette. Chi ha più capacità di spendere fantasia rispetto al futuro. Su questo, naturalmente, restiamo tutti a disposizione perché da questo dipende il ritorno a una dignitosa credibilità della classe politica. Dell'apprezzabile discorso del Presidente Melilli devo prendere la parte più frivola per coinvolgere gli interlocutori e far attendere ancora Pierpaolo Bombardieri l'intervento finale. Ulteriori suggestioni, ma spero che siano ben ripagate. Il social, il termine social. Chiedo ai presenti di fare una battuta sul titolo Ricostruire il futuro come se fosse un tweet, un cinguettio. In 30 secondi di battuta come se fosse un catenaccio di un pezzo giornalistico. Don Valerio Sciango, Ricostruire il futuro, 30 secondi di battuta. Grazie. Anch'io approfitto per fare le congratulazioni a Pierpaolo Bombardieri, perché per noi è una gioia e un onore di averti con noi qui a Rieti, e quindi come ora la UIL Rieti tramite Alberto Paolucci ha voluto riaccendere i riflettori su questa nostra città e le sue criticità, noi auspichiamo che Paolo Bombardieri tenga nel cuore per davvero questo territorio martoriato da questa emorragia del lavoro, dal terremoto, ora da questo Covid-19. Io torno su una frase che ha detto Alberto Paolucci: tempi certi, tempi brevi. Penso che il Covid-19 ci insegna che tutti siamo utili, ma nessuno è indispensabile. Del tempo non ne disponiamo, time is money. C'è questo Recovery Fund, è un'opportunità, ecco allora quei progetti di cui Fabio Melilli ha parlato. Bisogna riprenderli, io ripartirei proprio dal turismo, come proprio ecco, quell'asse strategico di uno sviluppo endogeno, ma reale del territorio, perché se il 2023 noi festeggeremo l'800° anniversario della regola Bolata francescana firmata da Papa Onorio III il 29 novembre del 1223, io riprenderei praticamente quel quadro culturale e religioso per davvero, caro Fabio Melilli, per riproporre per davvero Rieti come la capitale europea del francescanesimo. Per me può essere un quadro bellissimo perché di questo turismo noi possiamo andare avanti tranquillamente, perché ora con il Covid-19
Qualcuno, un imprenditore, mi diceva: padre, guarda che finché l'Italia era aperta, lì alle cascate delle Marmore ci andavano a luglio-agosto 13.000 persone ogni mese. Ora, con la chiusura delle frontiere, il turismo interno è stato in qualche modo incentivato, sono stati 40.000 persone tra luglio e agosto a visitare le cascate delle Marmore. Vedete, quindi questo turismo è una ricchezza reale, non surreale, del territorio. Questo turismo che poggia anche sull'enogastronomia, questo turismo che fonda su questi piccoli ambienti, come questi santuari francescani, e accogliamo con favore anche il finanziamento della Regione Lazio per quanto riguarda giustamente il Cammino di San Francesco. Comunque, per me questo è un settore da implementare, il turismo è basilare. Due, questi treni, per me, rispetto alla strada, tornando sulla Laudato Si di Papa Francesco, dico che l'inquinamento che ha colpito Wuhan, la Lombardia, nasce anche, non solo dalle fabbriche, dalle troppe macchine. Perciò una priorità rispetto all'allargamento della Salaria dovrebbe essere il potenziamento di questa ferrovia Rieti-Roma, non più quello che diciamo, no, così allegramente, ecco, in un'ora 5-6, diceva Alberto, ma proprio un Rieti-Roma, proprio con questi treni bimodali, in un'ora. Possiamo anche ambire, perché i fondi ci sarebbero nel 2021. E io aggiungerei l'asse Rieti-Assisi, sempre per poter dirottare il turismo su questo territorio. E quindi questo complesso che è della Regione Lazio, chiamato l'ex ospedale di Rieti, ma è una miniera, caro Claudio Di Berardino. So già che avete messo un po' di fondi, ma qui c'è da accelerare, perché avendo la stazione accanto, uno farebbe anche questo famoso polo universitario proprio lì in questa struttura, ove c'è questa chiesa di Sant'Antonio da poter recuperare. Però quel complesso, secondo me, è da cantierare quanto prima. Ecco, e concludo dicendo, ecco, che le scuole, di cui anche il moderatore ricordava il presidente della provincia, sono per me una priorità. Le scuole, un plesso nuovo tra il Perseio e la scuola alberghiera è da fare, perché il buttare i soldi rattoppando ad esempio la Basilio Sisti non aiuta. Questo adeguamento sismico, bisogna avere il coraggio di dire: facciamo il nuovo, come parliamo di un nuovo nosocomio reatino, così vedo il futuro delle scuole. Poi lì a via Porara, no? Oltre la ferrovia, sono i luoghi dove i nostri ragazzi hanno bisogno di dignità, non di incertezze, così le famiglie. Io ringrazio veramente Alberto Paolucci, che ha voluto associare noi anche in questo 2020, in questo convegno. E come è stato già detto, caro Alberto, coraggio. Bisogna mantenere questo appuntamento, serve non solo per la verifica, ma anche per un confronto democratico a tutela del bene comune e del lavoro. Grazie. Io ringrazio Don Sciango, ma volevo segnalare che quello che ha fatto lui in termini digitali è un lungo post. Quelli che seguiranno dovranno fare un tweet che è 140 caratteri, essere un po' più contenuti nell'esposizione, ma aveva parlato così poco anche il Monsignor Pompili, quindi civica, un cinguettio da parte tua. Io faccio velocemente, qui nessuno disconosce o vuole buttare il bambino con l'acqua sporca, però c'è da prendere, come dici brutalmente, no, atto di una cosa: crescevamo sotto la media europea, è vero o no? Bene, abbiamo la disoccupazione, no, che è più alta della media europea, è vero o no? Abbiamo la disoccupazione femminile più alta della media europea, è vero o no? Abbiamo avuto il problema, no, della sanità di territorio, che non ha funzionato nemmeno là dove c'è l'eccellenza, parlo della Lombardia, è vero o no? Allora, non si tratta qui di dire che siamo girati i pollici, non abbiamo fatto accordi, non abbiamo tentato di fare le cose, non abbiamo recuperato. Pierpaolo è andato alla Cucchi, no, con 50 operai che stavano lottando per la sicurezza, non per i soldi, per la sicurezza. Quindi tutti abbiamo fatto un po' della nostra parte, ma dobbiamo prendere atto: c'è bisogno o no di discontinuità rispetto al passato? C'è bisogno di una nuova visione, no, su come crescere, eccetera?
C'è bisogno o no di cominciare a accelerare, no, il sistema delle opere pubbliche, no, dell'investimento pubblico, eccetera? Allora, se sì, guardate, questa è l'unica strada, è quella che ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo e cercare di fare i progetti. Se il problema è, diciamo, continuare con il passato, ecco, il passato già ci ha dimostrato come ha funzionato, quindi io non è che voglio buttare tutto, ma prendiamo atto che non funzionava, non ha funzionato e ci siamo trovati in questo. Aggiungo, con una destabilizzazione del quadro politico che oggi rende difficile qualsiasi scelta. No, basterebbe sentire quello che si dice sul MES, no, per capire, no, come stiamo messi. Allora, ripeto, io non voglio buttare niente, non voglio neanche dichiararmi fannullone per non aver fatto niente fino adesso. Bisogna però cambiare marcia, no? Altrimenti questi ragionamenti e anche tutte le cose che ho sentito dichiarare, gli investimenti e quant'altro, rischiano di vederle, che già se uno dicesse li vedono i nostri nipoti va benissimo, ma qui rischiamo di essere la quinta generazione, insomma, ecco, il raddoppio della salaria non so se è partita col nonno di Alberto, ma ancora Alberto sta aspettando di là i nipoti, se si riesce a fare. Punto. Dopo il secondo post, un tweet, Paolucci, un tweet, una battuta secca. Ricostruiamo il futuro, credo che sia un appuntamento che debba essere, come diceva qualcuno, ricorrente e praticamente sia un laboratorio di idee per questo territorio. Noi vogliamo continuare ad assistere e verificare, come diceva Claudio Di Bernardino e l'onorevole Melilli, delle cose fatte e delle cose non fatte. Quindi appuntamento al prossimo anno per la verifica di quello che ci siamo detto oggi. Grazie. Presidente Calisse, tocca a lei. Cinguetti. Io dico, ricostruiamo il futuro sulle ceneri del passato, perché ti do ragione, senza paura. Un tweet veloce. Perfetto, perfetto. Assessore Di Bernardino. Io con i Vittore me la cavo male, Alberto lo sa che lui è informatizzato, diciamo, rispetto a me. No, credo la battuta davvero che viene fuori, io sono sempre convinto che pur svolgendo ognuno di noi una specifica funzione, il poter stare insieme, valutare insieme le cose, discuterle, credo che sia davvero importante. Ecco, rimettere al centro la partecipazione, la concertazione come un punto di forza e non di debolezza. Presidente Melilli, come fosse un titolo. Io sono avvantaggiato, perché l'ultima volta che ho fatto una campagna elettorale a Rieti il mio slogan si diceva: il futuro è adesso. Però è adesso soltanto se lo costruiamo tutti insieme. Grazie. Stiamo avviando alla fine, le suggestioni, le battute, i tweet, le speranze, il senso della prospettiva è emerso in questa sala che ha una storia antica. E c'è anche un segretario che ha, speriamo, un grande futuro davanti e viene da una storia lunga all'interno della UIL. L'ultima suggestione provo a suggerirgliela io, tra le tante battute che ho sentito, per tutti si avverte la forte percezione che qui siamo davanti all'occasione storica di ridisegnare il Paese. Però c'è un paradigma che va invertito stavolta. I patti non servono più se non si ha una visione comune delle cose. Prima viene la visione comune, condivisa, partecipata, attuata, e poi si fa il patto. Per Paolo Bombardieri. Grazie Antonello, permettetemi intanto di ringraziare veramente di cuore Alberto, la struttura della UIL di Rieti, della UIL di Roma e del Lazio, per l'invito, per avermi dato la possibilità di rincontrare tanti amici, era da un po' che non ci vedevamo e quindi sono venuto e vengo ogni volta con molto piacere. E ovviamente ringraziare anche i nostri ospiti, ovviamente con un abbraccio particolare a Fabio, a Claudio, a Don Valerio. Io non dimenticherò Rieti, Don Valerio, perché quella che è la mia esperienza, e quindi che con molta modestia proverò a portare all'interno della UIL,
è quello che io ho maturato nella storia di tanti giorni fatti sul territorio. Io non ho dimenticato le assemblee infuocate che abbiamo fatto insieme a lei, insieme a te, perché sei un iscritto Will, e insieme a Claudio, in situazioni di difficoltà, quando Claudio stava da quest'altra parte della barricata. Quindi un ringraziamento veramente di cuore per avermi fatto rivivere quei momenti e per avermi fatto rincontrare tanti amici. Devo fare in premessa un'affermazione. Noi siamo perché l'acqua sia pagata a Rieti. Voi capite che io se non faccio questa affermazione perché l'acqua sia pagata a Rieti, perché Alberto, che voi conoscete, è un vecchio giocatore di rugby, vecchio nel senso di esperienza, no, vecchio nel senso di età anagrafica, e quindi lui pensa sempre a fare il blocco, non lo pensa solo sull'acqua, in altre occasioni è sempre pronto, però sull'acqua devo riconoscergli che questa battaglia ormai è identificata in modo indelebile con la sua proposta, e quindi l'ho detto in premessa. Vorrei proverò a rubarvi meno tempo possibile, però ho sentito tanti spunti interessanti che riprenderò. Antonello ha posto una riflessione: qual è la visione che noi abbiamo del futuro? Qual è il paradigma? Cominciamo dal recovery plan. Quando noi abbiamo vissuto lockdown, abbiamo vissuto la pandemia, ognuno di noi, per motivi diversi, perché ha perso un congiunto, perché ha vissuto i drammi della sanità, perché ha dovuto scegliere, ho visto gli amici della sanità, dentro quegli ospedali chi salvare, ha detto è ora di cambiare. E allora la domanda è questa: come cambiamo? Come facciamo esperienza di quello che noi abbiamo vissuto in questo periodo e ridisegniamo un paese diverso? E questa è la domanda alla quale tutti siamo costretti a dare una risposta, assumendoci delle responsabilità ben precise. Non possiamo far finta che tutto quello che è avvenuto e i 40.000 morti non ci siano stati. Durante questi mesi noi abbiamo registrato cose anche gravi. E non lo dico perché c'è Don Valerio. In questi mesi possiamo affermare che c'è stato sempre il rispetto della persona e della vita umana? Noi pensiamo di no. Non possiamo affermarlo con certezza. E potremmo fare tanti esempi. Possiamo affermare che quello che è successo in questi anni ha lasciato una traccia indelebile nelle nostre coscienze, nella voglia di riscrivere una pagina diversa per il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Noi affermiamo di sì. E allora qui bisogna che noi decidiamo insieme, ho sentito nominare tante volte, però poi qualche steccata polemica me la permetterete, come lo facciamo? Quali sono i principi, i valori sui quali noi ricostruiamo questo paese? Cominciamo dal rispetto della vita? Siamo tutti d'accordo? Cominciamo dal rispetto delle persone, non li consideriamo individui? Se a queste domande ci sono risposte affermative, noi siamo d'accordo. E allora da qui possiamo prevedere che cosa succederà nel futuro. Non è solo una questione economica, non è solo una questione di utilizzo delle risorse. E poi anche qui farò una battuta. Ma insieme dobbiamo decidere come noi vediamo il futuro. Che orizzonte diamo non solo alla nostra storia, ma alla storia dei nostri figli, dei nostri nipoti. E non è una scelta da poco. Perché o decidiamo adesso, o non lo faremo più. Decideranno altri per noi. E provo a fare qualche esempio concreto. Noi abbiamo discusso per mesi sull'utilizzo delle risorse del recovery plan. Noi dobbiamo decidere quali sono gli asset strategici sui quali questo paese si svilupperà nel futuro. Intanto chiariamoci sul metodo.
quelle risorse, e lo dico a Fabio in modo affettuoso, non sono solo una questione del Parlamento e della politica, sono una cosa che riguarda tutta Italia e tutte le forze sociali hanno il diritto e il dovere di dire cosa ne pensa. Su questa affermazione siamo d'accordo. Io sono preoccupato dal numero dei progetti, Fabio, perché abbiamo fatto un incontro con il ministro Patuanelli, che si è svegliato e mi ha rinfacciato di aver fatto ricorso a chi l'ha visto, perché non lo vediamo da un po', però è servito, alla fine ci siamo riusciti a vedere. E le proposte che il ministro Patuanelli ci ha presentato, molto interessanti, impegnavano 153 miliardi delle risorse complessive del recovery plan. E per me c'è un problema, perché se ogni ministero, se ogni ministro, se ogni regione, se ogni territorio presenta il proprio progetto, la propria idea di sviluppo, e non c'è una sintesi condivisa, secondo noi si rischia di perdere un'occasione importante. E allora noi chiediamo al governo di confrontarsi con noi, con le forze sociali di questo Paese, per affermare che la mediazione sociale in questo Paese ha ancora un ruolo, per riaffermare quello che c'è scritto nell'accordo che è stato sottoscritto a Bruxelles. In quell'accordo è previsto che le procedure di approvazione e di applicazione di quei progetti dovranno prevedere il confronto con le parti sociali, e in quelle procedure è chiesto di avere notizia di come sono state coinvolte le forze sociali e di quali sono gli accorgimenti e le modifiche che i governi assumono rispetto alle richieste delle forze sociali. E qui c'è un primo problema. Noi abbiamo riempito 23 piazze nonostante il Covid e il governo ancora non ci ha risposto. Abbiamo chiesto al governo un confronto, non abbiamo chiesto di decidere, abbiamo chiesto di vederci per discutere, noi abbiamo le nostre idee. E allora se diciamo che lo dobbiamo fare insieme, noi siamo per farlo attraverso questo metodo, che è il metodo che noi proponiamo, che è il metodo che ci viene chiesto dall'Europa, e perché noi non abbiamo dimenticato, ha ragione il Presidente della Provincia, io non ho dimenticato quello che è successo negli anni passati, non ho dimenticato la politica dell'austerity, non ho dimenticato la politica del patto di stabilità. E non mi basta che qualche ex governatore della BCE mi parli dei giovani per considerarlo un socialdemocratico. Per me è stato sempre il presidente della BCE che ha, anche dando una mano all'Italia, condiviso quelle linee politiche e quelle scelte. E allora la facciamo noi la richiesta alla politica, al governo, agli attori istituzionali, agli enti locali. Confrontiamoci. Verifichiamo se le nostre rivendicazioni, è un termine che noi non abbiamo cancellato dal nostro vocabolario, sono compatibili con le scelte che saranno fatte. Se la scelta di fare politiche di investimento sulle infrastrutture sia una scelta sostenibile, e che tipo di infrastrutture? Siamo d'accordo che in questo Paese è necessario investire per costruire collegamenti, voi avete fatto riferimento alla Salaria, al collegamento ferroviario, e questo pezzo di territorio che giustamente diceva Alberto è il centro d'Italia, ma dimenticato, utilizziamo questo termine, insieme a tanti altri pezzi d'Italia hanno bisogno di certezze, di investimenti. Perché poi c'è anche un altro ragionamento che ricade sulla produttività, ci arriverò fra un po'. Siamo d'accordo che gli investimenti, per esempio, sulla rete,
sulla possibilità di collegare tutti i pezzi di territorio in questo paese sia uno strumento e un obiettivo da raggiungere. Noi abbiamo fatto una scelta importante, ci siamo assunti la responsabilità, cosa che di solito un sindacato non fa, ma in questo caso lo abbiamo fatto in modo convinto, di indicare anche chi può essere il gestore unico di una rete. Perché non abbiamo dimenticato quei mesi nei quali si diceva che i bambini dovevano collegarsi con la scuola, con le maestre, e non tutti quei bambini riuscivano a collegarsi. Non abbiamo dimenticato quei periodi nei quali chi stava in smart working aveva difficoltà a collegarsi con l'ufficio. Non abbiamo dimenticato che in quei mesi il peso maggiore di queste disfunzioni è ricaduto sulle spalle delle donne. E allora gli investimenti devono avere un filo comune. E per noi il filo comune è la diminuzione delle diseguaglianze sociali di questo Paese. E questo è il filo che spinge la UIL, la CGIL, la CISL a rivendicare un incontro con il governo che ancora non abbiamo avuto, a rivendicare investimenti mirati, precisi, con un cronoprogramma, con una verifica di quello che succede. E se noi non lo facciamo, il rischio che tutti quei morti siano morti invano c'è. Non abbiamo tutti la stessa sensibilità e non tutti manteniamo quella cicatrice sulla nostra pelle. Quando parliamo di come affrontiamo il futuro, noi rivendichiamo alcune scelte di fondo. Oggi noi abbiamo proposto e abbiamo chiesto, rivendicato, l'utilizzo dei soldi del MES. 37 miliardi, che corrispondono paradossalmente alla stessa cifra che è stata tagliata negli ultimi 10 anni, negli ultimi 15. E io ricordo un presidente del Consiglio tecnico, che non proveniva dalla politica, perché nei momenti difficili noi abbiamo bisogno dei tecnici, si chiamava Monti. Li cercate. In quel periodo ci spiegarono che quel taglio di 10 miliardi serviva ad evitare gli sprechi nella sanità. E dopo quei 10 miliardi ne furono levati altri, perché c'era una cattiva gestione della sanità. La sanità che noi abbiamo registrato nel periodo del Covid è la sanità che noi vogliamo? E non rispondete pensando soltanto a quello che è successo a ognuno di noi. Rispondete pensando se questa pandemia fosse scoppiata in modo prioritario, anziché in Lombardia, nelle regioni del sud, o magari in qualche provincia. E allora oggi bisogna capire se siamo d'accordo sul fatto che quello che è stato sostenuto per tanto tempo, che la sanità pubblica andava tagliata perché c'erano sprechi, e nessuno ha mai detto che era la politica che gestiva male la sanità e favoriva le ruberie. Bisogna dichiarare se noi siamo d'accordo per rilanciare gli investimenti nella sanità, per rilanciare gli investimenti nel territorio, per salvaguardare i presidi territoriali sulla sanità che oggi in molte regioni e in molti territori non esistono. Oggi avremmo voluto proporre dei presidi della sanità dentro le scuole, ma pensate che in questa pandemia e con quello che sta succedendo sulle scuole, dentro le scuole, non sia opportuno prevedere un investimento? E questi soldi dove li prendiamo? Solo il MES, perché dal recovery plan è espressamente scritto che non ci possono essere investimenti in tema sanitario. E allora o noi scegliamo una nuova visione nella quale valorizziamo la sanità pubblica, valorizziamo il fatto che diamo aiuto a chi ha bisogno, che non lasciamo nessuno indietro,
E la prima scelta allora è utilizzare i soldi del MES, subito. Anche perché i soldi del recovery plan non arriveranno prima di giugno. C'è una discussione molto dura fra la Commissione e il Parlamento europeo, fra quei paesi che si oppongono a qualsiasi tipo di intervento e di politica di sostegno ai paesi che hanno avuto il Covid e fra il resto dell'Europa. E questa discussione rischia di ritardare l'erogazione di quelle risorse. E allora noi dobbiamo assumerci anche la responsabilità di affermare un principio che quei soldi servono per investimenti all'interno della sanità anche di tipo infrastrutturale. E da qui scaturiscono altre scelte. Non mi dilungo sulle politiche economiche e finanziarie. Noi da sempre abbiamo sostenuto che le politiche dell'austerity bisognava superarla al più presto, che il patto di stabilità doveva essere superato, è stato sospeso. Noi speriamo che l'Europa decida di eliminare definitivamente quel patto di stabilità, frutto di una concezione dell'Europa troppo legata ai mercati finanziari e poco alla solidità e alla solidarietà sociale delle persone. Noi siamo per quell'Europa, per un'Europa delle persone, della solidarietà. E le scelte economiche devono essere conseguenti. Bisogna affermare un principio, che gli investimenti servono per far ripartire il Paese. Discutendo anche con chi oggi riporta sul tavolo teorie liberiste e teorie che io personalmente non condivido. Sapete, in questo periodo noi abbiamo chiesto il rinnovo dei contratti. E lo abbiamo chiesto intanto perché ci sembrava e ci sembra un atto dovuto di civiltà sociale nei confronti delle tante lavoratrici e dei tanti lavoratori che in questo periodo, negli ultimi anni, hanno vissuto grandi difficoltà. E ci è stato risposto. Ma insomma, pretendete anche di rinnovare i contratti in una situazione di crisi? E allora noi, che non ci sottraiamo mai al dibattito, ci siamo interrogati e abbiamo cercato di capire qual era il valore della produttività per non rinnovare il contratto della sanità privata. Ma perché possiamo considerare salvare delle vite delle persone come una base produttiva economica? Per noi non lo sarà mai. Ed ecco perché abbiamo fatto uno sciopero, abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto di rinnovare il contratto della sanità privata, così come il contratto degli alimentaristi. Confindustria, per non fare nomi e cognomi, ci spiega che bisogna valutare la produttività. Ma perché qualcuno in questo periodo ci vuole dire o ci vuole spiegare che le aziende del settore agroalimentare non hanno prodotto, non hanno lavorato? E pensate che persino le grandi aziende del settore agroalimentare hanno firmato quell'accordo e quel contratto a prescindere da quello che diceva Confindustria. E allora, se queste sono le scelte che noi faremo per il futuro, sono scelte sulle quali dobbiamo discutere. Perché se il presidente di Confindustria alla sua assemblea ne cita Max Weber, grande religioso tedesco, ma che aveva un solo difetto, come tutti i tedeschi, di considerare il debito un peccato. E aggiungo, magari ha dimenticato che Weber teorizzava l'intervento dello Stato anche fisico per regolare gli inconvenienti o i problemi dello Stato. Ma questa è un'altra cosa. E allora, se noi arriviamo al confronto con le parti sociali per definire il nuovo Paese, è chiaro che noi su quelle idee non ci ritroviamo. Noi abbiamo altri riferimenti culturali. Abbiamo economisti che dicono che probabilmente il liberismo è finito e che forse è necessario fare investimenti keynesiani, che forse è necessario fare attenzione, prestare attenzione
ai disagi sociali che i territori affrontano, sperimentando quali possono essere le soluzioni. Questi saranno i temi che sembrano distaccati dalla discussione che stiamo facendo sul recovery plan, ma che sono strettamente collegati. Perché se noi non chiariamo quali sono i principi sui quali costruiamo un patto, sarà complicato lavorare insieme. E su questo io chiedo alla politica di scegliere. Quando parliamo di rinnovo dei contratti, noi assumiamo un principio, che per far ripartire questo paese, dove il 70% delle aziende produce per il mercato interno, è necessario ridare soldi ai lavoratori e alle lavoratrici di questo paese. E la politica non può distrarsi, dovrà dirci da che parte sta. Dovrà dirci se sta dalla nostra parte, incominciando a rinnovare tutti i contratti del pubblico impiego, o se invece sta dalla parte di chi sostiene che il profitto viene prima di qualsiasi altra scelta. E lo chiederemo con determinazione, utilizzando gli insegnamenti di Alberto nelle posizioni della ruota da rugby. Lo faremo in modo unitario, lo stiamo facendo in modo unitario, non ci facciamo intimorire. Abbiamo espresso a Confindustria, al presidente di Confindustria di Brescia, la nostra solidarietà e continueremo a condannare qualsiasi atto di violenza e di intimidazione. Ma con la stessa determinazione diciamo che non ci facciamo intimidire e non abbiamo paura. Perché se qualcuno ci dice che noi facciamo affermazioni piazzaiole, io rivendico la libertà di andare in piazza come strumento di rivendicazione del miglioramento sociale e economico di questo Paese. E lo faccio anche perché noi abbiamo la fortuna di non avere la possibilità di frequentare i salotti buoni della politica, i salotti buoni della stampa, di non avere giornali, se non la nostra piccolissima televisione della Wilma. Non abbiamo gruppi editoriali dietro le spalle. E allora lo facciamo ancora con più determinazione perché non ci facciamo intimorire. Proviamo a ridisegnare il futuro, partendo dal lavoro, partendo dalla solidarietà, partendo da principi e da valori che abbiamo condiviso, che noi già abbiamo condiviso come organizzazione, noi diciamo spesso che siamo una comunità, perché stiamo insieme, perché condividiamo questi valori e questi principi. E noi rivendichiamo che il futuro di questo Paese si riscriva seguendo questi principi e seguendo questi valori. E lo rivendichiamo nelle discussioni che faremo. Avremo discussioni importanti. La riforma del fisco, la riforma delle pensioni, la riforma degli ammortizzatori sociali. Nessuno di noi pensa che ci sia una cassa infinita, ma chiediamo nelle scelte che saranno fatte di tenere in considerazione le persone, di tenere in considerazione che in questo Paese noi abbiamo spesso lavorato in difesa, lo dico come organizzazioni sindacali, perché siamo costretti, io ricordo a Rieti, quante assemblee abbiamo fatto insieme in aziende che chiudevano, che avevano situazioni di crisi e siamo stati sempre costretti a giocare in difesa, a giocare e a discutere con la Regione su quanto era la cassa integrazione straordinaria, su quali fossero gli interventi di sostegno. Oggi però pretendiamo di giocare all'attacco, pretendiamo di rinnovare i contratti, pretendiamo di parlare di produttività con le aziende, perché ci spiegano che la produttività viene considerata e calcolata solo sui lavoratori. Avete mai sentito sui mass media parlare di altra produttività? Tutti i commentatori parlano di produttività del lavoro e identificano la produttività del lavoro con quella dei lavoratori. E fino adesso c'è stata una teoria,
che la produttività poteva aumentare riducendo i salari dei lavoratori e i diritti. Noi non siamo più d'accordo su questo, non lo siamo mai stati. Abbiamo anche fatto uno sciopero generale in tempi non sospetti. Però oggi pretendiamo di discutere di altra produttività. Parliamo della produttività di contesto e, come diceva Fabio, verifichiamo se gli insediamenti produttivi che devono essere fatti su Rieti hanno bisogno di infrastrutture, di reti. E quella è una produttività di contesto che deve garantire lo Stato. Parliamo della produttività delle aziende e verifichiamo quante aziende hanno fatto innovazione, quanti soldi hanno investito in innovazione. Il Presidente di Confindustria ha detto che i primi 100 miliardi sono stati buttati ed è una vergogna, perché una parte di quei soldi, il 40%, è stato dato alle aziende. E io non direi mai che i soldi che sono serviti a tutelare i più deboli e a coprire la cassa integrazione sono soldi buttati. Forse sarebbe il caso di affrontare un altro principio, un'altra storia. Quanti soldi dati dallo Stato alle aziende sono stati utilizzati per innovazione e per investimento in innovazione e quanti sono stati utilizzati per investimenti speculativi finanziari, magari all'estero di questo Paese? E allora chiamiamo le cose per nome e cognome, affrontiamo un ragionamento a tutto campo, perché, ripeto, non abbiamo la responsabilità solo della nostra storia, ma della storia dei nostri figli e dei nostri nipoti. E in tutta questa pandemia abbiamo parlato pochissimo dei nostri giovani. Non abbiamo costruito fino ad oggi un'idea di paese che sia in grado di dare una garanzia ai nostri ragazzi. Non l'abbiamo fatto quando abbiamo parlato della scuola, con una ministra assolutamente inadeguata. Incapace sarebbe... inadeguata si può dire, ma ci siamo capiti, che non ha fatto altro che scaricare le proprie responsabilità sui dirigenti, sulle famiglie e sui ragazzi. Non abbiamo parlato di ragazzi e non abbiamo parlato di giovani quando abbiamo assistito alle prove selettive per i numeri chiusi dentro l'università. E non abbiamo parlato di questi giovani quando discutiamo di come utilizzare i soldi del MES e non affrontiamo il tema delle scuole di specializzazione e dell'imbuto che c'è e impedisce a molti giovani di arrivare a fare il medico nei nostri ospedali. Non abbiamo parlato dei nostri giovani quando non siamo in grado di garantire investimenti e lavoro dignitoso, non lavoretti, non lavoro precario, non lavoro sotto ricatto. E allora queste sono le discussioni che noi chiediamo di fare. E su queste cose chiederemo alla politica, chiederemo alle controparti di discutere. Sapendo, la faccio finita perché sennò rischio di andare troppo lungo, sapendo che abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Non è una battaglia che si combatte soltanto fra parti sociali o fra parti sociali e politica. È una battaglia che riguarda ognuno di noi. Riguarda me, riguarda Alberto, riguarda ognuno dei quadri sindacali, riguarda i nostri lavoratori, riguarda tutti coloro che hanno in testa un'idea diversa di paese e che pensano che possiamo cambiare. Ma per fare questo abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno di ognuno di noi, che ognuno di noi faccia uno sforzo. Io ringrazio Alberto per questa occasione. Non abbiamo più punti, momenti di discussione. Dove è possibile, se non all'interno delle sedi sindacali, attraverso queste occasioni, confrontarsi, discutere, litigare su temi di economia, su temi sociali? E allora dicevo, abbiamo bisogno di questa battaglia di farla insieme, di farla quando usciamo da qui, convincendo i lavoratori che oggi qui non ci sono, convincendo le nostre famiglie che è importante continuare ad impegnarci, continuare a mobilitarci. E l'ho detto l'altra volta all'assemblea di Confindustria, nessuno pensi
che le organizzazioni sindacali proclameranno lo sciopero e tutto finirà. Sarà una battaglia lunga, che faremo territorio per territorio e azienda per azienda, e se necessario scuola per scuola. Su questo noi vi chiediamo non solo di sostenerci, ma di farlo insieme a noi. Se vogliamo cambiare il Paese non abbiamo strada, non abbiamo alternativa. Grazie e buon lavoro. State al vostro posto perché c'è una sorpresa finale. Siccome abbiamo parlato di futuro, sappiamo che non c'è futuro senza memoria e chiudiamo questa serata con un gesto antico, simbolico, di buon auspicio rivolto alla persona che ha fatto l'intervento finale. Quindi Pierpaolo, un attimo solo che c'è una cosa per te. Io innanzitutto volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti voi che siete stati fino a qui, fino a questo momento. Volevo ringraziare la Chiesa Monsignor Pompini prima Don Valerio, l'onorevole Omerilli, l'assessore Di Beardino, il presidente della provincia Mariano Galisse, Alberto Civica, Di Mario Antonello, un applauso per lui perché non ha ringraziato nessuno. Vorrei a questo punto rendere omaggio per la brillante carriera del nostro segretario generale. Vieni Alvi. Perché nel settantesimo a Pierpaolo Bombardieri è stato eletto il 4 luglio, quindi nel settantesimo della UIL. La storia della UIL, con un buon augurio e con stima affetto dalla UIL di Rieti per ancora 70 anni di futuro alla guida della UIL.